Oh no, sono disperso in un'isola deserta! Come farò? Ho fame! Ma si dà il caso che lì, ogni notte, dal nulla, come per magia, appaia un ristorante. Sì, potrò mangiare i deliziosi hamburger, ma solo ad un patto. Devo partecipare ad un gioco mortale peggio di Squid Game. E se lo vinco, potrò avere il mio delizioso hamburger. Il problema è che questo posto è molto più strano di quello che sembra. E lì sotto c'è qualcosa di molto peggio di tutte le nostre peggiori paure. Siete pronti, ragazzi, ad un nuovo stranissimo episodio di Manny? Iniziamo in un'isola deserta. Sono arrivato qui con il mio canotto di Stranded Deep. Ma è lui! Guarda che bello che sono, cioè, sembra che mi abbiano preso a sberle da quando sono nato. Sto delle sopracciglia da super cattivo. Mi sa che mi ha sentito, mi sa che ha capito del senso... No, 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 giuro, non stavo dicendo queste cose, mi guarda malissimo. In mezzo all'oceano, non è proprio questa la vacanzina hawaiana che volevo. What? Sono in mezzo a nulla! Sono in mezzo ai Caraibi, ma neanche! Un'isoletta proprio in mezzo al Pacifico! Speriamo non ci siano gli squali, che quelli non sono tanto pacifici. Ci sta, bell'inizio, mi ha grabbato, perché questo è Mannis! Per veri uomini! No, ma ragazzi! È Stranded Deep! È uguale! L'ha stracopiato, trova qualcosa da mangiare e da bere. Ma non c'è niente! Ah sì, c'è una scatola. Vediamo. C'è la canna da pesca! Allora posso farmi il cibo, no? Basta raccogliere un pesce. Attenzione. Sì! Sì! Fish on! More passion! More energy! More passion! More energy! More passion! And one! And two! And three! Four! Five! Vediamo! Sushi fresco! Mamma mia, è bello grosso questo! È bello grosso! Sapevi insegnato! Oh, 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 non si deve spezzare! Come tiro! Come cacchio tira! Porco cane, ma ti tiro io, ti tiro una slapa e ti finisci nello stomaco. Forse ci sono dei cocchi. Ma ci sono i cocchi! Non cadrà da questo albero? Come cavolo faccio? Dammi un cocco. Oh! Dammene altri, devo prenderne altri. Probabilmente qua ce ne sono. Sì! Oh, ce l'ho fatta. Yeah, baby! L'isca di pesce, cocco. Una bella cenetta. Sono stato bravo. Però sono qui. Sono devastato. Oh. Ma non hai appena mangiato, zio? Quanta fame hai? Mi è venuto il cagotto. Ah, no! C'è qualcosa, qualcuno... La provvidenza! La provvidenza! Dal suo sguardo direi che ha visto un ristorante. Mi sa che l'ho proprio vinto! Let's go! Un McDonald's nella mia isola? Un Mannis in un'isola? Ma che cos'è sto gioco? Ma sto gioco è pazzo! Ha un miraggio! Sapete le situazioni tipo assurde? Ti vengono i miraggi quando stai per perdere i sensi o morire. Lui sta avendo sicuramente una cosa del genere. Mamma mia, il cerpollo! Ma stai scherzando? È stranissimo sto posto. Io ho delle domande, signore. Ho veramente delle domande. Avrei la sua stessa faccia. Buonasera, signore. Benvenuto al Mannis. Che cosa posso darle? Ah, io mangerei di tutto. Ho bevuto il mio piscio. Signore? Sei reale? Lo sto toccando. Ah, perché non ho avuto... Non vedo anima viva da tempo, quindi devo toccare. Signore, sta bene? Che succede? No! Lo abbraccio perché non ho visto anima viva da anni. È come... Wilson. Ah, vita! Signore, non sto capendo! Ma questo è il Mannis! E lei è un buon cliente, però è gratis, perché io non so se c'è i soldi. Mi dispiace, ma non ci sono telefoni qui. Io non posso aiutarla se non si calma. Sembra che lei stia morendo di fame. C'è solo un modo per aiutarla. Dandole qualcosa a mangiare! Quindi, che cosa vuole? Tutto! Datemi un pollame! Datemi del pollame! Niente prezzi? Non costa niente qui? Va tutto bene. Lei ha già pagato. Dov'è il mio rene? Mi avete tolto un rene? Non mi piace. Allora, cosa vuoi? Prendiamo un Manny Burger Combo. Si va sul pesante. Un Manny Combo. È per qui o da portar via? Ma che domande sono? Non... Stavo scherzando. Arriverà in un momento, signore. Non sto capendo.
Probabilmente questa è la faccia del developer che si è incollato sopra. Eccolo qui, un double many combo. Oh, ma sono anche velocissimi. Siamo sicuri che sia naturale, fresco, fresco. Dove l'hanno tirata fuori sta carne? Many Donald. Se lo goda, signore, se lo goda, non faccio i complimenti. Sono veramente grato. Probabilmente sono morto. E questo è un miraggio della mia testa. Signore, lei è reale? Mi conferma che... Non è reale! È già sparito. Anche se è finto, sto pensando. Anche se è finto, io me lo godo. Non importa se questa bistecca è finta. L'importante è sentire il sapore. Senti che odorino. Me lo godo, proprio me lo gusto. Pezzettino per pezzettino. È così buona questa bistecca surreale. È in mezzo agli spasmi. Eccomi qua. Speriamo di fare... di non fare la fine di FNAF. No, no, no! Era un incubo, era un sogno. Era un sogno allora. No, però... Oh, sento ancora il gusto dell'hamburger nella bocca. Sta isola di melma con tre pannocchie qua. Cioè, si vede proprio... È il bello che una faccia così squadrata... Come riesce ad avere così tanta... Ma quindi non è stato un sogno? Non guardarmi così, io non so cosa sta succedendo, boy. È stato reale. Ho generato... Ce l'ho? Sì, esiste. Beh, devo creare un segnale per aiuto. Non posso continuare così. Qua, questo è reale, vedi? No, è stranissima sta cosa. Sono stati i fantasmi dell'isola. Sono stati i fantasmi dell'isola. Cerca un segnale d'aiuto. Devo usare la canna pesca? Non credo. Questo cocco non cade da quest'albero. Uso le palme per fare una scritta SOS. Devo fare SOS con le palme. Che genio che sono, un genio del male. One hour later. Eccola qua, l'ultima. Scende di nuovo la notte. Voglio sapere cosa mi è entrato nel cervello. SOS. Messo al centro. Un accendino mi do pure fuoco. Così mi vedono meglio. Manny. 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 80. Aspetta, ma ci sono altre persone adesso. Uomo nervoso. Sembra agitato. No, 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 io sono fame. Tyler. Ah, bentornato al Manny, signore. Perdonami, non so perché non mi fanno mai sedere. Cosa posso portarle? No, io devo un attimo parlarti. Hai mai sentito parlare di Indy? Il famoso cantante. Ho comprato dei biglietti per vederlo dal vivo. Ho chiesto un po' di pausa dal lavoro, spero di prenderla. Va bene, basta parlare di me. Cosa posso prenderti? Cioè, è veramente diligente per questi ordini. Lui vuole fare il suo lavoro. Sei pronto ad ordinare? Oh, c'è così tanta roba. Cioè, voglio dire, farebbe comodo. Oh, 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 aspetta un secondo. Mi dispiace, signore, ma sembra che questa volta non hai pagato. Cosa? Nani? Ma la scorsa volta non ho pagato. Non preoccuparti, va tutto bene. Sembra che tu abbia abbastanza qui per fare una donazione. Un sacco dei nostri favolosi clienti hanno lasciato delle donazioni in passato. Uno ha scritto aiuto, però. Ma sono forse persone vere? Cosa vuoi scrivere per la donazione? No, ragazzi, vabbè, faccio il logo del 16-bit. Così lo troverete. Vaffanculo! Vaffanculo, ok? Ma stiamo scherzando, donazioni? Chiedo scusa, signore. Ho detto qualcosa di sbagliato? Tu devi dirmi che cos'è questo posto! Io non lo farei se fossi in te. Non vorrei dover chiamare il manager. Credimi. La vedi quel muro lì? Impiegato del mese. 8 mesi di fila. Io lo prendo molto seriamente il servizio clienti. E le mie ottime doti per calmarli. Avere un cliente soddisfatto è molto importante per me. E per la paga extra che ricevi. Quindi se non paghi, non ricevi il cibo. Queste sono le regole. Non qui, ma dappertutto. Quindi ringrazia il capitalismo una volta tanto. Maledetto. Io sono in una situazione di vita o di morte. E mo ti prendo a pugni. Ok, lascia che ti faccia una domanda. Di chi è stata la colpa? Come lo sai tu? Hai già pagato per il pranzo. Quindi, chi è stato? No, chi? Aspetta, qualcuno mi ha... Che sta succedendo? Io non sto capendo la mia testa! Ci deve essere stato qualcuno, altrimenti tu non avresti potuto prendertelo. Com'è successo? Avevi fame? Quella tizia, quella ragazza? Sete? Cosa è successo?
coltello, no, ho ammazzato una per prendermi il pranzo. Ha pagato con la vita. Le persone disperate fanno cose disperate. È sempre la stessa storia. Non volevo! Ma la verità è che l'hai fatto. Non puoi combattere la natura umana. Siamo nati per ucciderci a vicenda. Siamo ancora animali. Soltanto che indossiamo vestiti e camminiamo su due gambe per andare ai nostri lavori strani. E poi vai al ristorante e crocifiggi un povero teenager sottopagato solo perché vuoi il tuo hamburger buono. E quando è stato tutto fatto, il cliente si prende il suo sandwich e il bambino si becca il pugno. Quindi vuoi veramente picchiarmi perché non hai soldi per pagare? Non è un mio problema. Beh, quella faccia te la rendo ancora più piatta e quello sarà un tuo problema. Comunque, ne ho passate di peggio. Quindi o mi tiri un pugno o tiri fuori i cetriolini sott'aceto dal tuo hamburger e ti calmi. Ah, ma quindi lo posso avere senza cetriolini e mi costa meno? Signore? Scusi se sto facendo casino e sto per fare ammazzarlo di botte. Ottima scelta. Come ho detto, ne hai abbastanza per una donazione. Sembra che quando tu hai ucciso quella donna, hai preso due vite invece di una. Ho preso anche la mia! Oh cielo. Non avevi idea, vero? I bambini sono così innocenti. Ed ecco perché i manager preferiscono delle anime più mature. Valgono molto di più, apparentemente. E sono anche più buone. No, la carne di sto hamburger sono carni umane. Cosa stai dicendo? Il menu è un posto maledetto. Sì, sì. Oh no, ma sono all'inferno. Probabilmente è l'inferno, io sono annegato in realtà. Ah, signor Petrovsky, giusto in tempo. Stavi aspettando da un po', non è vero? Le mie scuse. Comunque sembra che abbia una soluzione per entrambi di voi. Una battaglia all'ultimo sangue. Uno di voi vuole mangiare? Uno di voi deve morire. È così semplice. Qualcuno ha qualcosa da dire? Potete parlarne con il manager. Ora, chi vuole questo coltello? Il disperso con la faccia da tubo? O il papà che picchiava malo malo i suoi figli con i baffetti? Sapete che vi dico? Lasciamo decidere al fato. Lo lancia. Oh signore, vuoi vedere che se lo vince lui? No, no. Guarda, lui è abituato. Lui è abituato però a picchiare. Oh signore, ma cos'è sto gioco? No! Lo sapevo. E niente. E quindi, mo che si fa? Guarda che faccia, non se l'aspettava. E niente, è finita malissimo. Somiglia un po' a Giambo Drillo. No. Cioè, aspetta! Puoi prendere il mio ditino se vuoi. Non è che devi uccidermi tutto. Possiamo organizzarci. Magari una coltellata a testa. Congratulazioni, signor Petrovsky. Ah! Devo scappare. No! Signor Petrovsky, devi sbloccare i 7 sigilli dell'inferno. What? Qua non si apre. Devo trovare un modo. Allora, entro dal retro. Ok. Dove siete? Mamma mia, quello è il mio vomito. Non posso mangiarlo. Mi sa che devo entrare qui dentro. Manny, c'è qualcosa? Il disegno di un bambino. Papà dice che bisogna uccidere per mangiare. Yum yum. Questo gioco è malato nel cervello. Mamma, papà, a me. È la storia di lui, forse. Devo prendere tutti, che i 7 sigilli infernali sono i 7 disegni. Wow. Il mio cervello non è abituato a questa roba. Posso entrare da qui? Oh porco ca! Aiuto! No! Ha assaggiato il mio sangue! Devo fregarlo. Ok, farò 10 giri qua. 10 giri, ho già visto dove andare. Ha coltellato la madre perché è violenza. Cos'è sta roba? E questo è uno dei sigilli. Uno dei sigilli è stato sigillato male. Questo gioco è veramente un trip. Papà, ordina il cibo per Manny. Sono le anime dei dannati. Sono le dannate anime dei dannati. Tutto dannato qui. Qui? Che cosa c'è? È lui? Il tizio, il creatore del gioco ha anche dei dischi. Bello, comprate i miei dischi. Simpatico. E qua c'è un altro disegno. Gnam 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 gnam. Il bambino vorrebbe uccidere suo padre e mangiarselo vivo dopo quello che ha passato. Ci sono altri sigilli, erano 7. No, lo sento. No! Papà!
Papà coltella mamma per un hamburger. What? L'ho trovata! Era l'ultima, vero? Scusate ragazzi, ma mi si è spenta la telecamera. Ne ho una di riserva, per fortuna. No. Che ansia! Ho paura che mi arrivi alla porta! Qua? Ah, era questa! Mamma mia! Non l'avevo cliccata! Oh, signore! Mi sta coltellando male! Guarda, vuole... Oh, signore. Ci è mancato un pelo. Si è incastrato! Ah! Oh, che dolore! Che dolore! No, gli cade la pannocchia in testa. Gli cade il cocco! Quel cocco! Gli cade in testa e lo tramortisce! Sì! Vai, 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 vai! Che sta facendo lui, pensa? Bonk! Mamma mia, gli ha distrutto l'occhio, gli è uscito fuori. Ora si incacchia, ora si incacchia. Se lo deve rinfilare dentro. Oh oh. Sei più bello così, sai? Ma... Ah, ok. Credo che forse ci vede doppio, triplo. Oh oh, no, 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 no. Bro? Bro! Bro, me l'hai... Gli hai fatto fare 360 no scoop sul collo. E è partito via il collo. Qua è Battle Royale. Battle Royale sull'isola. Tutti per uno. Mi piace ogni animazione come la pesa. Durano tipo 8 ore. Ogni animazione. Vabbè, abbiamo capito. Dai, bro. E ora un altro giorno? No. Tyler è qui. Ho ucciso Petrovsky col cocco. Ah, signor Petrovsky, è tornato indietro? No, signor Petrovsky. Tu credevi di avere a che fare con un novellino? Io so giocare questo gioco. Tyler! Tu? Non te l'aspettavi, eh? Che il novellino fosse più forte del papà psicopatico. Che cosa mi hai fatto? Benvenuto al Menis, signore. Che cosa vuole ordinare? Mamma mia, ti ordino te su una bara, ti ordino. Quindi è così che finisce ora. Sembra che tu abbia pagato. Sei sicuro che puoi mangiare tutto questo? Io voglio tutto! Qua è vivere o essere uccisi. Ti porterò la cena. Mamma mia! Se gode! Mennis! Mamma mia, ragazzi, dovrebbero fare una serie Netflix su sta storia. Il Mennis. Una sorta di Squid Game delle isole. Cioè, ho dovuto uccidere una persona. Era cattiva anche lei, però voglio dire, anche noi non siamo degli stinchi di santo. È lui che deve guardarmi a mangiare tutto. Però lui ha menzionato una cosa che prendono le anime qui. Ho paura di questa cosa. Ah, ho scritto il mio nome nella bacheca. Vediamo cosa scrivo. Brian was here. Io non mi chiamo Brian. Vabbè, lui si chiama Brian. Quindi la mia teoria che erano tipo persone online, mi sa che no. C'è qualcos'altro che posso fare per lei, signore? Le suggerisco di guardare il menu dei dessert. Ma sembra che tu abbia finito il credito. Beh, possiamo iniziare con te, Tyler. Guarda, ho il coltello. Chi sei tu qua? Ah, vuoi uccidere me qui al negozio? Davanti a tutti questi testimoni? Beh, lasciamo decidere al fato. Ehi, questo è il mio motto. Vediamo, lasciamo decidere il fato. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa dice il fato. Ah! Si dà il caso che ho vinto io. Il fato è deciso, caro Tyler. Ah! La mia fortuna. Sembra proprio che tu debba lavorare per il tuo cibo ora. Wow! Quindi si poteva far fuori Tyler. Adesso sono io il pazzo. Investiga il Manny. Dove ti nascondi? Tyler! Daddy's home! Sento la sua, il suo stomaco che brontola. Sei qua, Tyler? Dai, facciamola finita. Sarà più veloce per me e per te. Ti prometto una sofferenza veloce. Tyler? Basta giocare, basta! Il solito Tyler. Fammi vedere fuori se è andato fuori. Più che una palma sembra un salice piangente. Sì, piange la tua morte, Tyler. Oh, una macchia di sangue, quella di prima. Ma dove diavolo è finito il suo cadavere? Infatti è sparito. Qua devo andare, qua! Ah! Lei
È lei! Come fa ad essere lei qui? E questi sono loro, forse? Un accendino. Ho preso il mio accendino. C'è una botola misteriosa. Se entri non puoi tornare indietro. E chi vuole tornare indietro in sto posto? Ma manco morto! Oh, oh, oh. Devi trovare Tyler. Tylerino! Questa è la caverna dell'isola. No, 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 no. Generatore. Che cosa facevano qui? Ma è reale? O è tutto nella mia testa? Mi sa che devo andare qua sopra. Manca qualcosa. Devo attivarlo. Probabilmente qua c'è qualcosa per attivare il generatore. Sì. Una pala. L'ho trovata, l'ho trovata, l'ho trovata. Oh, ma boy. Ma boy. Ah, vedi? Ok, devo attivare il generatore e poi mi darà la leva? Oh! Oh! Mezz'ora che sono qui! Io basta. Per favore, sti gio... Cioè, quando i puzzle sono fatti male. Questo era un puzzle proprio fatto male. Però il gioco è bello. Cioè, mi sta incuriosendo... È uno di quei giochi che ti intrippa. È talmente strano che vuoi vederti il finale. Ma questa è un'arma? Della seconda guerra mondiale. Ma io lo ammazzo. Ci deve essere un mostro qui. Perché lo sento. Forse vogliono darci in pasto ad un mostro che vive nelle caverne. Oh no, no. No. Perché si è fatto improvvisamente lento? È tempo di beccarsi un jumpscare sulle gengive, vero? Io lo sapevo. Tyler? Ma voi? Ti voglio fare conoscere il mio amico coltello! Tyler! È un bunker della seconda guerra mondiale. Ah! Tyler! Tyler! Qui, guarda com'è veloce! Dammi la tua torcia! Mi serve una lanterna! Vieni qui, lurido! Come corre? Lui però ha potuto mangiare tutto sto tempo. Tyler! Ma cos'è sta cosa? Cos'è? Cos'è quel coso? Tyler! Qual è il vero Tyler? Qual è il vero Tyler? Ma cosa sto giocando? È sempre più strano. C'ho una voglia matta di accoltellare Tyler, ragazzi. So che non si dovrebbe, ma Tyler non è uma... Che brutti. Oh, mi stanno circondando. Oh no. Lo stai risvegliando, vero? Stai risvegliando la bestia. Vogliono offrirmi a King Kongo. Ecco. Ecco come vengono fatti gli hamburger del Menis. Non ci sto a capire niente. Ma secondo me è strano chi l'ha creato. Così pregano. Sicuramente è un rituale per darlo in pasto. Questa è tipo una pila. Guarda, guarda, tipo innalzano preghiere al titano, ve l'ho detto. C'è un titano pazzo. Ma è perché io sono finito qua? Oh, boia. Cos'è sto coso? Sembra una cotta di maglia. Se lo mangia. Accetta la nostra offerta. Probabilmente in questo modo... Bene, 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 bene. È il momento di scappare, bro. Però è molto lento. Molto possente. Molto poetico. Io vorrei che si mangia tutti, tranne me. Allora, Tyler? Che succede? Ah, glielo danno, glielo gettano. Che pigro! E questo dovrebbe saziare... Un cacchio di gigante di non so quanti metri. È la potenza dell'anima. E a cosa succede che finisce lì? Io non voglio scoprirlo. Ne ho abbastanza di questo culto satanico. Fatemi uscire. Oh oh. Ah, ma sono salito? Sono salito da lui? Ma che cacchio? Non sto a capire niente. Cos'è? Eden! Eden! No! E niente, ragazzi. Ho già visto dove va a finire. Mamma mia, però è di una lentezza. Devi vedertela a due per queste animazioni. Altrimenti, cioè, non stai qua un anno. Un'ora di gioco solo con l'uomo là che sbiscia dentro.
Vedo il mio passato, presente e futuro. Sono in una sorta di freddo perenne. È una sorta di purgatorio per chi si è comportato male. Cioè, prima la fame, poi il freddo. Però almeno c'ho il vestitino. È il Manny quello. Ma c'è sempre un Manny in mezzo alle babale. Quando ne hai bisogno, il Manny appare. Ah, si può entrare. Ma... Manny? Adesso spunta di nuovo Tyler. Grazie, grazie. A mai più rivederci. Eccolo lì. Salve signore, benvenuto al Manny. Questo è un altro tizio che si è perso in mezzo al nulla. E questo è Brian. Sono tutti... Ah, sono io! No! Ho capito cosa è successo! Mi dispiace, signore, ma non ci sono telefoni qui. Ripete le stesse cose. Comunque, la posso aiutare? Vuole qualcosa a mangiare? Quindi, cosa prenderà? No! Si ripete! Si ripete! What? Manny! Oh! Ma mi sa che ho sbagliato qualcosa. No, questo è uno dei finali. Ce ne sono altri. Quando tipo una persona si trova nei guai e ha fatto qualcosa di male, finisce il Manny, che è una sorta di inferno. Raccomandiamo la good ending. C'è la good ending. Adesso voglio la good ending. Impiegato del mese, la finale. Nuova recluta. Allora, praticamente devi prendere tutti i pesci se vuoi la finale. No, vabbè. Posso ripartire da qui. Allora, qua devo guardare altre cose. Vedi, c'è una chiave. Posso cambiare il gioco. Invece di seguire quel pazzo di Tyler, se invece vado da dove lui è venuto. Vedi? Vedi? Si può cambiare. Se io non seguo la mia sete di uccidere, magari divento buono e non finisce male. No, Tyler, non mi freghi. Perché poi è un bunker? Ok. C'è una... Oh! È una bandiera, è una porta. Ok, non mi piace. È una croce storta questa. Perché? C'è uno strano libro. E c'è qualcosa, un... Ho trovato una lama sacrificale. Che mi volete dire? Questi sono tutti... Tutte ex vittime, forse del posto. E c'è... Della dinamite? Si può raccogliere? Ah! Qua c'è una grata! Oh, era qui che andava la chiave! Dinamite! Perché raccogliere le altre era troppo... Dinamite con fusibile. E ho l'accendino. Ho la dinamite. Posso fare qualcosa? Perché ci sono queste cose? Perché ci sono delle armi? Forse posso sparargli? Devo cambiare strada? Magari devo andare da un'altra parte. Vediamo qua cosa c'è... C'è il tizio! Crea IED. Oh! Oh! Gli ho aperto! No, gli butto la dinamite così quando glielo buttano salta in aria! Credo di aver cambiato il finale. Poi se prendi tutti i pesci magari... Oh, si va? Si va, ragazzi, si va. Qua c'è altro? Dinamite. Servirà qualcosa. Eccolo qua, lo vedi, lo vedi? Mi sta guardando, mi vede arrivare e dice... Tutto secondo i piani. Si gode, si gode, si stragode, si rigode. Eccomi qua, ragazzi. Rapitemi, rapitemi. Sì, sì, Tyler. Lui è soltanto uno di noi. Alzati! È arrivato! Ehi! Sì, sono andato anch'io! Che cosa sta facendo quell'idiota? Sì, scusate, devo un attimo accendergli... Beh, non state qui! Prendetelo! Ah, bomba! Con quale calcio? Ora accendiamo. Accendiamo la dinamite. Ma con quale tattica? Infatti mi chiedo come l'avrebbe accesa. Ecco che mi guardi così, bro. Devo farlo. Scusami. È per un bene maggiore. Bro, ma stanno arrivando. Chiudi gli occhi. Non guardare. Ma ha funzionato o non ha funzionato? Credo che sia incacchiato. Oh no, oh no. Ho sbagliato, non ho messo l'esplosivo. Che diavolo pensavi di fare? Non puoi toccare sta roba. Col cavolo che lascio uno sporco turista andare con la mia paga. Lo giuro sul cielo. Ti darò in pasto io stesso a lui. Spero di aver fatto... Aspetta, ma... Sta saltando. Oh oh.
Oh oh. Oh oh, guarda qua! Oh! 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 Ah! Non toccate quel... No! Bomba, ragazzi! E si è beccato anche uno schiaffo anche lui! Oh! 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 Peccato che non se l'hai mangiato! Peccato! Oh! Rosica! Devo andarmene! Mamma mia, c'ho il corpo... C'ho il corpo di Tyler. Oh signore. Oh, è rimasto solo un piedino. Un piccolo piedino. Sei ancora vivo? Beh, mi sa che il padrone è un po' arrabbiato con te. Adesso te schiassa male. È in shock. Beh, io ne approfitto. Gambe. Corri, scappa, c'è il Nemesi. Corri. Beh, sono libero di andarmene, vero? Ok, ok, va bene, ciao, vado dall'altra parte. Oh, ok, vado dall'altra parte. No, mi ha chiuso. No, bro, bro. Bro. No, 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 no. Mi ha buttato giù. Però sono caduto in acqua, quindi non sono morto. Ancora per poco, ancora per poco, ancora per poco. Mi sta cercando. Mi sta cercando, vai alla cascata. Vai alla cascata, lì non ti vedrà. Mamma mia, altissimo. Mi sta seguendo. Giù le mani. Mi sta cercando, mi sta cercando. Io vado alla cascata. Ha capito con chi aveva a che fare. Questo è un oggetto. È lì. Che piange. Ok. Posso salire? No, non posso. Però sta... Cosa sta facendo? Sta vomitando! Quindi questa roba dove sono dentro? È la sua sboba! No! Please! Credo che ci sia rimasto male perché non ha avuto una buona leccornia. Sono ancora vivo, inaspettatamente. Qui che cosa c'è? Candele? Probabilmente è un esperimento della Seconda Guerra Mondiale, perché non capisco perché ci sono tutti... Questo è mio! È un aereo? Posso scappare? Le mie orecchie! Non riesco a sentire! Melma! Mi stai prendendo in giro? Un corpo bomba? Ma che diavolo è questo? Va bene! Ho chiuso! Ho chiuso! Non aspetterò questa decisione di lasciarmi andare dal lavoro. Dopotutto ho bisogno di una vacanza. Impiegato per 8 mesi, tutto questo tempo, e poi... No, solo lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro. Un po' di gratitudine? No, assolutamente no. Ah, ma cosa sono? Un vegetale? No! Fai un hamburger? Culla un'anima? Dai da mangiare a Manny? Tyler, fai questo? Tyler, fai l'altro? Ehi, Tyler! C'erano degli esplosivi dentro l'uomo morto. Lo dovevi sapere, voglio dire. Ah, cielo. Ah, credo che devo scendere da... Ah, va tutto bene. Non riesco comunque a sentire il dolore. Almeno non riuscirò a sentire me stesso venir licenziato. Bene. E io sono arrivato. Guarda un po' chi si rivede. È il tuo aeroplano? Ora è il nostro aeroplano. Il nostro aeroplano. Tu, maledetto. Mi hai rotto le orecchie. E ora... Vuoi anche il mio gingillo? Sì. Battaglia epica fino alla morte? Oh no. Ti romperò la faccia. Quale posto migliore di sistemare una battaglia personale dall'inferno stesso? È l'inferno questo. E c'è un modo forse per uscire. Ok. Melma, e io non ho armi. No, io ce l'ho. No, si è fermato. Cosa? Che è successo? Pausa. Bomba in un corpo, eh? Bello. Volevi licenziarmi? Ora non riusciremo mai ad uscire di qui. Lo capisci? Sarò licenziato eternamente. E tu? Beh, odio essere te. Cosa? Ma vai a cagare. Io stavo facendo tutto bene. Tutto quello che devo fare è lavorare. E in cambio... Questo gioco è malato. Dai, Tyler, ascolta. Non sono ancora pronto ad andare.
Non sono pronto per l'eternità. Non ancora. Non mi piace. Forse non sarei mai uscito di qui. Forse non avrei mai potuto. Forse tutto questo è stato per niente. Forse è questo il posto che mi spetta. Questo è dove l'universo mi vuole. Ma io volevo davvero vedere un'ultima volta il sole lì fuori. Dobbiamo uscire dall'inferno. Mi manca la vita. Cosa hai fatto per finire qui, Tyler? Mi sa che non riuscirò ad andare al tuo concerto dopo tutto, amico mio. Sembra che questa settimana debba lavorare. E anche ogni settimana dopo questa settimana. Ma sarò lì in spirito. Mi sa che il tuo spirito è già qui se sei morto. Quindi non puoi stare lì in spirito, my dude. Per favore, perdonami. What? Tylerino! What you doing? Dai, possiamo andare via assieme, c'è l'aereo. Bro, c'è l'aereo. Sta facendo tutto. Ehi, bro. Nani? Io mi dispiace davvero tanto. Di tutto. Non era niente di personale. Era solo il lavoro. Ah, tranquillo. So come ci si sente. La sai la cosa divertente? Io non ci avevo mai pensato. Chiamami psicopatico, ma... tu hai ragione. Ce la posso fare. Io sono un umano. A volte mi ammalo. A volte mi posso anche prendere un'intera settimana per da malato. Nessuno può fermarmi. L'unico limite è il cielo. Lo sai? Stavo andando al concerto del mio amico. È un talento assurdo. Questa settimana. Vuoi venirci assieme? Che ne dici? Ma certo, piuttosto stare all'inferno, voglio dire. E allora, sono così eccitato. È tempo del viaggio. Oh cielo, chiedo scusa. Io non so il tuo nome. Il mio nome è Gabibbo, non è importante. Ho capito, Brian. È un piacere incontrarti. Ah, è Brian, perché è già scriptato, non posso scegliere. Uccidi Tyler, obiettivo. No, obiettivo diventa amico con Tyler. Oh, obiettivo completato. Oh, finito bene. Wow, lo senti? Mi sento come? Nah, poteva essere... No, vabbè. Non sprechiamo altro tempo. Ho un concerto da dare. E arriva una lettera. Cioè, qua è lo sviluppatore che si sta divertendo probabilmente a rompere la quarta parete. Wow! La mia richiesta di licenziamento è arrivata. Guarda com'è eccitato. Ok. Melma! Maledetto! Dopo tutto quello che ho fatto per te, non mi dai una dannata settimana? Maledetto schifoso. Oh. Impiegato del mese Tyler. No! No, 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 no! Non la voglio quella roba! Mi licenzio! Non credo che l'abbia presa bene. Il signorino. Oh! Ascolta, Teta! Cavolo! Perché? Ok, ragazzi, se avete capito qualcosa finora lasciatemi un commento. Ma io credo che dobbiamo fare una boss battle ora. Il vero cattivo è il demonio in persona. Signor Manny, che ha tante mani grandi. Ora ho capito che si chiama Manny, almeno. Ci vorrebbe Kratos. Ah, ho capito cosa vogliamo fare. E ho capito anche perché c'erano tutte le armi, perché la guerra è l'inferno. Probabilmente. E siccome il creatore del gioco è giapponese, per lui la guerra è inferno. È una critica sociale, probabilmente. Bro, dobbiamo andare, bro! Bro, 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 bro! Queste animazioni stilose, almeno si capisce cosa vogliono dire. Dai, dai! È all'ultimo secondo che sta tirando il super pugno. Vai! Ah-ha! Con la fortuna che aiuta gli audaci. E ci vogliamo! Che animazione, ragazzi. Che animazione, ragazzi. Però oh, signore. Oh, signore. Ok, chi deve guidare? Non so se devo guidare io. Si va al concerto! Melma! Ce l'abbiamo fatta. Credo che ce l'abbiamo fatta. Io sto morendo. Male. Un colpicino al cuore. Va tutto bene. Starai bene, signorino. Mi sto pisciando addosso, scusa. E sto morendo per la terza volta. Secondo me, però, il tizio torna. C'è un motivo per cui abbiamo un machine gun sull'aereo. Sono solo io o si è fatto un po' freschetto qui? Oh 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 oh. Qualcosa ci segue. Vedi qualcosa? Le anime dei dannati. Non ci vogliono far andare via. Wow. No, è arrivato lui. Ok, devo fare la boss battle.
Perfetto. Obiettivo finale: spaccalo di botte. Sembra quasi un gioco di Roblox adesso. Uccidi il mangiatore di uomini. Ancora tu, maledetto. Andiamo. Dov'è? E dov'è? Non lo vedo, è dietro sarà. Io sparo. Puoi sparare quel maledetto? Eccolo. Lo vedo, lo vedo. Mi sta sparando. Munizioni infinite. Oh, santo cielo. Oh, ah, ho capito dove devo colpirgli. Bravo. Là sopra, quello è il suo punto debole. Ok. Ok, bene. Sulle mani. Andiamo a questo concerto. Sì, sì. Credo che l'abbiamo fatto fuori. Dentro. Oh, 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 oh. Dai. Today is a new day. Questo gioco era, secondo me, per sponsorizzare una canzone. Speriamo non abbia il copyright. Vai, bro. Spacca tutto. Grandi indie. Yeah, boy. Non so se è finito proprio bene. L'ho salvato. Bro. Cosa sto vedendo? Ma perché? Ma che cos'è? Devo andare a quel dannato concerto. Appeso a testa in giù. Usa tutta la tua determinazione, boys. No, non mollarmi però dentro la bocca del tizio. Ehi! Hai un concerto dove devi andare. No! Tylerino! Mi ha mollato nel punto giusto? Devo andare io al concerto per te? Tyler, ma che mi fai? Ma vieni con me, bro. Che sta facendo? Non riesce a tornare su. C'è della dinamite, fa saltare in aria la dinamite. Vabbè. Però hai l'accendino, bro. Ah, ce l'ha. Gliel'ho lasciato. Bene. Ho sempre odiato i fast food. Quella roba ti uccide. Mi ucciderà anche lui. E allora guarda. Grazie per aver mangiato al Manny. Trota. Hai l'eroe. L'eroe che non abbiamo chiesto, ma ci siamo ritrovati. E niente. Ma questa volta ci entra lui. Potevamo farlo fin dall'inizio? La trama però è un po' buttacchiata lì, cioè. Anche le animazioni. Però è bello, eh. Ha un suo stile, ha un suo vibe questo gioco. Esplodi in mezzo! Oh! Rotto. Ah! Fa male, il fast food, fa male. Mal di pancia tremendo. Abbiamo esploso, ragazzi. Gli abbiamo rotto la gola. Gli verrà un mal di gola almeno per i prossimi 3 eternità. Metà del gioco è animazione di lui che muore. Dai, bro, cadi, dai, bro. E entro dal tetto spaccandolo, vero? No, dalla porta, sono uscito. Mi sono cagato addosso, ma sono uscito. Ah? Siamo al Mennis. Siamo al cavolo di Mennis. Tyler. Bro. Ti ricorderò. Andrò al concerto per te. Che cosa abbiamo fatto oggi, Tyler? Un vero eroe. Niente, è stato bello. Ma adesso io dove vado? Sono comunque ancora in un'isola deserta. E adesso non ho neanche il Ah, beh! Ah, beh! Ok. SOS! Sicuramente mi vedranno. Devi dare fuoco alle palme, bro. Però un ristorante in mezzo al nulla si vede. Lo staff è andato verso l'infinito e oltre. Perché... Non ti dimenticherò mai, Tyler. È l'alba di un nuovo giorno. Sono cambiato. Non ammazzerò più nessuno. Chiedo scusa a tutti per quello che ho fatto. Non ci credo. Non ci credo. Andrò al tuo concerto. 4 giorni dopo. Ah no, è tornato a casa. Wow, un bel concerto. Grazie per avermi invitato. Ah, sto morendo di fame. Dai, andiamo là dentro un attimo. Prendo qualcosa da mangiare e adesso vado al Manny. È il Manny. È il Manny. No! Tesoro, no! Perché ancora qui? Il Manny continua ad esistere. Mi perseguita anche dopo anni. Cioè, mi è rimasto qua.
nello stomaco. Ma questo è un Tyler, è un Manny normale in teoria. Salve signori. Che cacchio è sto posto? Tesoro? Tutto bene? Non mi piacciono gli impiegati. Ci metterò un minuto. Il gioco è durato un'ora, tesoro. Non un minuto. So dove andrà a finire. Tu chi sei? Sono io. Assomiglia a me. Non sono mai uscito dall'inferno, vero? È troppo simile a me. Al mio stesso sguardo da tonto. C'è il mio nome? Brian Wazir. C'è il mio nome. Oh no. Oh no. Quindi io sono tornato, cioè... Sapeva del mio vecchio finale? No, quindi è tutto reale. Perché l'ho scritto? Perché l'ho scritto? È sempre stato tutto reale, non è stato un sogno. E il Benny spawna in giro. Vabbè. Questo gioco è stato un'esperienza, come suol dire. Nella memoria del mio cagnolino. Schneider, no. Ah. Bello, dai. Cioè, bello perché è qualcosa di nuovo. E questa volta non mi ha detto gli altri finali. Quindi in teoria abbiamo preso il finale buono. Però se prendi tutti i pesci dovrebbero essercene ancora uno. La conchiglia magica. Ho trovato una conchiglia in mezzo alla spiaggia. La tieni vicino all'orecchio e senti le voci. Suonami. Vuoi suonarla? Ok. Mi fa la tipo la sigla di Zelda. Ocarina of Time. Ok, lo tira. Adesso andiamo avanti. Mettiamola a 2x perché questo gioco bisogna... Ok. Ho tirato fuori il mostro. Ciao Manny, come va? Sta ridendo o vuole ammazzarmi di nuovo? Tu sei riuscito a prendere tutti i pesci? Sei un campione. Era difficilissimo prenderli. Cosa? Che cavolo? Se la ride. Deve da starnutire. Ah, il mio naso, scusami. Mi dispiace, uomo. Va tutto bene? No, sono invecchiato di 100 anni. Oh, santo cielo. Ho ucciso di nuovo. Ah, no, grazie al cielo, sei vivo. Oh, no, per favore, piccolo uomo, aspetta. Smettila di urlare. Ho chiesto alle persone se potevo avere una medicina contro il raffreddore, ma non c'è nessuno. E il mio mal di testa è peggiorato. La mia famiglia non vuole prenderselo, quindi mi evitano. Cioè, ha preso il COVID, praticamente. Arizona? Là che fa sempre caldo, va bene. Là... Sì, è molto secco. Andrò in Arizona. E prende e va. E dice, vieni con me. Vuoi un passaggio? Ti porto in Arizona. E niente. E io a caval di Manny vado in Arizona. Finale epico. Finito bene, credo. E qua sopra posso andare con Tyler questa volta. Tyler, fai le valigie! Ehi, grazie per aver giocato il mio gioco. Ho lavorato tanto per questo. E da tanti anni che sono su un'isola. Spero che ti sei divertito, insomma. Questo è il creatore. Ok. Praticamente hanno creato il gioco in base al suo personaggio. Capito, capito. E ci sono dei behind the scenes. Questo era Manny, compreso di tutti i finali. Un gioco un po' strano. Si vede che probabilmente il creatore aveva una bella idea su carta, però un po'... Nel attuarla, tra le animazioni, la lentezza, alcune cose si potevano insomma migliorare, però aveva il suo fascino, devo dire, aveva il suo fascino, e se fosse stato rifinito sarebbe stato un capolavoro. Così è stato un gioco interessante, però molto strano, poteva avere qualcosa in più probabilmente, ecco, i finali potevano essere fatti un po' meglio. Però dai, mi ha divertito, fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo me la parte migliore era all'inizio, quando veramente volevi capire cosa stava succedendo e c'era questa sorta di cosa, la Squid Game delle anime. Se là se la giocava meglio diventava un giocone. Però ecco, dai, bello, lo prendiamo così, un po' sopra le righe, però un'esperienza. Un'esperienza.